Difficile esprimere un giudizio su Trump perché appunto la filosofia deve parlare di cose fatte, quindi non di quello che potrà essere, come diceva Hegel, no? Si staglia, cioè si alza quando la realtà si è già costituita, quindi è difficile parlare di ciò che non c'è ancora. Ma sicuramente il fatto che sia fortemente avversato dai poteri forti è una spia che segnala il fatto che non è totalmente organico ad essi. Questo è un primo aspetto su cui si può ragionare in maniera pacata, senza per questo diventare suoi sostenitori immediatamente, ma svolgendo un discorso molto pacato come stiamo facendo ora. Cioè il fatto che questo individuo in qualche modo sia, vuoi per la sua ricchezza smodata personale, vuoi per altri motivi, sia in qualche maniera tale da garantirsi un margine di autonomia nel suo operato, non vuol dire, attenzione, che sia in quanto tale buono, ma significa che in quanto tale è sottoposto in misura minore alla pressione dei poteri forti, ecco, almeno in certa misura, perché poi anche egli sarà chiaramente in qualche misura ricattato da essi. Però il fatto che ci sia un tale accanimento lascia in qualche misura da pensare, come del resto, cioè, come dire, l'ideologia non sbaglia mai nell'individuare il suo nemico, no? Il fatto che ad esempio, non so qui, ma da noi in Italia, Putin sia continuamente indicato come il male assoluto, è la spia che ci segnala che in realtà Putin è dalla parte buona contro invece l'americanizzazione integrale del mondo, perché in qualche misura Putin svolge proprio in nome della diversità, con la quale sono totalmente d'accordo. Cioè l'universo in realtà è bello perché è un multiverso, ci sono molte culture, molte lingue, molti modi di essere. E Putin nel mondo del monopolarismo post-89 garantisce in qualche modo una pluralità che in qualche modo sembrerebbe invece in fase di dissoluzione da parte del potere dominante statunitense. Quindi ecco, più che una certezza, una speranza. Speriamo che inverta la tendenza rispetto a Trump, rispetto alle sciagurate politiche, sono totalmente d'accordo con Marcello, di Bush, di Obama, cioè politiche chiaramente imperialistiche e aggressive. Cioè l'idea è quella di rientrare a casa, dovrebbero rientrare a casa con il loro esercito e starsene pacatamente a casa loro, senza dichiarare guerra ad altri popoli. Ecco,